Vuoi sapere cosa c'è qua dentro? Il mio regalo di Natale! Lo andiamo a scoprire insieme? Andiamo nel video! Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari Pesca, il canale di pesca sportiva appunto che la vede dal punto di vista non agonistico, solo puramente ricreativo e di divertimento. Io sono Nicola, sono un infermiere, un pescatore e sono qua per accompagnarti in questo viaggio quest'oggi con un video diverso dal solito. Non siamo in tutorial, siamo sotto Natale e quindi ti domanderei perché stai dicendo non sotto tutorial, siamo sotto Natale? Solo i più addicted al canale sanno cosa succederà da gennaio. Da gennaio, ragazzi, ci saranno delle grandissime rivoluzioni sul nostro canale. Torneremo con dei vecchi format, torneremo a produrre del materiale di ottima qualità, giusto e tutto per voi. Ne sono veramente orgoglioso, lo sto producendo in questi giorni, tuttora ho registrato due cosine prima di questo video, ma non mi dilungo oltre per questo video natalizio. Non ho il cappello di Natale, ma IDP con IDP è sempre festa. E questo che cos'è? Questo è un oggettino che mi hanno regalato dopo il nostro recente viaggio a Fuerteventura. Voi non avete ancora visto, credo, quando uscirà questo video, perché uscirà, credo, vicino a Natale, non avete ancora visto il video appunto di Fuerteventura. Quest'anno, non potendo andare a Capo Verde, io, il buon Matteo Quadrella, Veronica, il buon Gigliucci e il buon Cavaiani, cioè ragazzi che ci seguono e che sono nel pro staff tra le altre cose, abbiamo deciso di andare a Fuerteventura. Mi sono sobbarcato molto volentieri l'organizzazione del viaggio e loro cosa hanno fatto? Sti ragazzi simpatici hanno deciso di farmi un regalo per ringraziarmi. Tra le altre cose, non so se questo l'ha fatto il Quadrella, ma io non ci credo che l'abbia fatto Matteo il pacchetto. Te l'hai fatto fare da mamma, perché te queste cose di finesse non le fai. E hanno deciso di farmi questo regalo. Ora io... Loro lo sanno cosa voglio, nel senso, sanno cosa sogno, sanno qual è uno dei miei feticci. E vediamo se lo sapete anche voi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ora, ecco, allora, vediamo un po' se avete indovinato. Naturalmente non c'è un premio, perché sennò fate i furbetti e vi guardate il video e poi tornate indietro e poi lasciate... Ecco, detto questo, c'è una cosa che io adoro, non vedo l'ora di avere... L'ho sempre sognata e ne ho attaccate alcune qua nella nostra bacheca. Non conosci la nostra bacheca? Male. È la nostra bacheca con tutti i ricordi delle varie vacanze. Ci sono tanti Rapala. Allora, io sono un amante del travel. Sono un fissato con l'attrezzatura travel. Ne ho una marea qua dietro. Sono un fissato da quando sono bambino con Rapala. Non ho molte cose Rapala, perché ve lo dico e te lo dico, non me le posso permettere economicamente. Ma c'era un oggettino che ha fatto Rapala, sembrava fatta apposta per me. Io conosco la confezione perché l'ho tastata talmente tante volte, guardata, riguardata, perché è un attrezzo che io vorrei, non so se è qua, ma lo vorrei, e che non mi posso permettere, cioè non è che non mi posso permettere. Quando hai 40 anni, amico mio, e hai tante spese nella tua vita, certe cose devi rinunciare, soprattutto i giocattoli. Ora vi porto sul nostro banco da tutorial, che scoprirete anche quello da gennaio, però prima di portarvi nel banco da tutorial, io sfrutto questo video, prima che lo lasciate come delle brutte persone, per ringraziare tutti coloro che stanno seguendo in questi anni e stanno portando avanti con noi Itinerari di Pesca. Qui c'è un biffero al giro. Allora, il vostro supporto è veramente fondamentale. Magari non ve lo dico spesso quanto io vi porti nel cuore, nell'anima, quanto vi voglio bene per tutto l'affetto che ci dimostrate ogni volta con i vostri commenti, le condivisioni, quando ci troviamo fuori, perché so che è un pubblico molto più adulto rispetto alla media dei canali di pesca di YouTube, quindi magari non scrivete nei commenti, poi ci vediamo dal vivo e c'è l'abbraccio, ci sono gesti veramente fantastici che non ti aspetteresti. Io so che possiamo continuare a crescere e vi chiedo scusa se magari negli ultimi anni sembra che mi sono un po' allontanato, ma lo vedrete poi con dei video che non so se sono già usciti o che usciranno a breve, prima del 6 di gennaio. Sto fortemente lavorando per portare sempre qualcosa di meglio all'interno di Itinerari di Pesca. È un lavoro esagerato. Poi sapete, io sono un infermiere psichiatrico, quindi di per sé non è una realtà facile. Ho avuto alcuni problemucci in famiglia, fortunatamente Veronica mi ha saputo stare accanto, anche il buon Marley, e alcune persone fra i nostri collaboratori lo sanno.
Non è stato facile in questi anni, siamo un po' calati con le visualizzazioni, ma l'affetto è rimasto tanto da parte vostra. Io non mi pento delle scelte che abbiamo fatto e voglio continuare a far crescere questa realtà professionalizzandomi sempre di più e riuscendo ad offrirvi sempre di più emozioni nuove. Quando ci sono i video, appunto, che diventeranno i video del sabato, delle pescate, ve lo dico già da gennaio, i video del venerdì si risposteranno e torneranno come all'inizio, al sabato a mezzogiorno. Il martedì, via, ve lo confesso, ogni giovedì sera alle 21 tornerà il format dei tutorial, quindi sto lavorando come un disperato per registrare e montare tutti i tutorial del 2022, perché so che è un format che ha affezionato molti di voi, ha insegnato molte cose, ci ha fatto discutere, e quindi voglio riportarlo sul canale. E dall'altra parte, lunedì, se riesco, quello non lo so, volevo fare una serie di shorts, di video, di mini tutorial da un minuto, ora vediamo. Quindi ragazzi, grazie, vi ringrazio già ora, proprio perché so che tanti mollate il video dopo 3 minuti, quindi è bene ringraziarvi subito. Continuate a darci supporto, continuate a darmi supporto, come vedete sono rimasto un pochino solo, ma non perché Veronica non ci voglia essere, o Michael o Matteo, purtroppo facciamo lavori che ci tengono lontani tante volte, quindi possiamo trovarci magari nelle pescate o quant'altro. Io cercherò ancora e sempre di venirvi a trovare in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, portandovi con me nelle mie avventure. Ora però andiamo al banco, che andiamo a spacchettare questo, e poi vi ringrazierò anche alla fine per quelli che sono arrivati anche alla fine, e farò anche un proclama alla fine, quindi ti conviene vederlo fino in fondo sto video. Bene ragazzi, siamo arrivati al banco dei tutorial, mamma mia, non vedo l'ora di poterlo riutilizzare nuovamente questo banco per... ma sono nella registrazione giusta? Sì, non vedo l'ora di poter registrare, di poter utilizzare nuovamente questo banco per portarvi tutorial. Lo sto già facendo, li sto già preparando, e questo sarà... e quindi dicevo, e questo sarà il posto dove torneremo a portare avanti i nostri tutorial. Che bello sto braccialetto, che ciuliso, figo, vero? Trovato in fiera al Pescare Show. Vi do anche questa comunicazione, siamo ufficialmente dei blogger di Pescare Show. Non ci pagano un cavolo, ma lo facciamo per passione, perché vogliamo spingere in questa fiera che ha cominciato a credere negli influencer. Tra le altre cose, approfitto per questo video per salutare tutti gli influencer della pesca. Un bacione ragazzi! Detto questo, dai! Lo so che questo video non avrà un tempo, quindi come vedete non sto facendo le cose con fretta o con velocità per fare un video da YouTube, ma faccio un video per voi, per quei pochi aficionados che vogliono vedere questa tipologia di video. Ragazzi, pronti? Pronti? Senti? Aspetta, asmr accanto al petto, aspetta. No, ma siete delle merde, ci avete fatto il doppio nodo! Ma no! Vabbè, io faccio così. Oh, cic tunk, ah! Cic tunk, ah! La carta, ragazzi. Ah! Oh. Io lo so che è lei, io lo so, lo sento, non la voglio aprire. Guarda. Vedi, guarda. Guarda il bordino, dov'è? Guarda il bordino nero. Te lo vedi, te in anteprima stai vedendo, io non lo vedo, cosa c'è? Che colore è questo? Che colore è? No, questo lavoro fatto troppo bene, Matteo, questo. Madonna, quanto piano lo stiamo facendo. Ah! Ma dai, ah! Dai. C'è il sotto. Oh. Ah! Pronti? Oddio, ho visto il colore, guardalo! Mamma mia, guarda che roba! Sto veramente sbavando. E la questione è che non la farò vedere nella miniatura, no, guardala. Ragazzi, per un amante del travel, guardatela. Mamma mia. Chi non la conoscesse, questa è la Rapala Countdown. Classic Compact Finesse Custom Traveler. Canna da pesca travel della Rapala in edizione limitata. Con uno stile molto vintage. Perché l'amo? Perché io da piccolino... Vabbè, un giorno ve la racconterò. Chiedetemelo qua nei commenti se volete la storia di come io mi sono approcciato alla Rapala. Attenzione, guarda. Oh, adoro Rapala quando fa queste cose. Pronti? Custodia rigida e poi sbam! E poi sbam!
guarda, guarda, madonna, guarda il colore, il beige, il marroncino, mamma mia. E poi c'è questo che lo strappo, no ragazzi, voi non avete idea di questo strappo qua elasticizzato, ma è di quelli robusti che durano un'eternità. Mamma mia, dai. Ah, e adesso ragazzi, cioè guardate, vado qua giù ragazzi, tanto dovrebbe mettersi a fuoco in automatico. Allora, pronti? Aspetta, giriamola e cominciamo a levare i pezzi. Partiamo dalla base. Cioè, guarda i colori, guarda che fin... No, il peso è infinitesimale. Vediamo se riesco a farvi vedere un po' di cose. Ci vuole la mano da influencer? Sì, aspetta che la giro, Guarda la rifinitura. Guarda che bella rifinitura, guarda le ancorine qua. Guarda, no, aspetta, come faccio? Ecco. Guarda. Cioè, ragazzi, abbiamo una cara che... Guarda la schettina rapala. Come te la faccio a mettere? Ecco. Dove? Avanti, eccola qua. Guarda. Mamma mia, guardate. Allora, non faccio nemmeno dei reel, perché tanto è dei b-roll sopra, tanto non ce n'è di bisogno. Mamma mia, Classic Compact Finesse Custom Traveler CD S664L Line 38 Libre Casting Weight 1/8, 3/8 di oncia. Dovrebbe essere tipo una 724, una cosa del genere. Io, sapete che parlo in grande. Guardate la presa. Mamma mia, guarda. Senti che metallo. Mamma mia, no, qui prima o poi ci dovrò abbinare un mulinello di qualità. Ora, domani la proveremo. Domani che la portiamo in prova, questa qui, la proveremo ad un lago. Non la posso provare in torrente, troppo paura di romperla subito al primo colpo. La porterò con me per i vari viaggi di pesca, naturalmente, questo mi sembra logico, ma la proveremo appunto nel lago, in un lago da trautaria, cioè scusatemi, da spinning alla trota, quindi con esemplari che arrivano fino a 2 kg. Alconite Ring della Fuji Classic Countdown, guarda bellino, no, ma guarda solo l'adesivo, questo, cioè solo, aspetta te lo giro, eccolo qua, guardala che bello. Ragazzi, grazie. Cioè guarda le legature. Guarda che legature. Aspetta, mano da influencer. Guarda che legature. Guardala, mamma mia. Andiamo al terzo pezzo. Mamma mia, che giochino. Questo giochino qui ce l'ha anche il quadrella, Ce l'ha anche il buon Matteo. Quanto mi ha fatto invidia quando l'ha comprata, ti dico la verità. Poi io sono veramente innamorato delle Favorite come canne da pesca, che sono veramente eccezionali. Ho una Bluebird, ho una X1 724 e una X1 3080, per amor del cielo. Però ragazzi, questo guarda la finitura, cioè no. Guarda com'è bello l'anellino del bettino. Aspetta, ti metto la moda influenza. Guarda là. Ora, vediamo un pochino come vanno gli innesti però, È orgasmo puro vedere questi innesti andare al loro posto. Beh ragazzi, io vi dico, questo è l'unpacking. La volete vedere montata? Benissimo, adesso andiamo a provarla in pesca. Allora, io penso che l'albero ci sia. Allora, qua dov'è? Quadrella. Qua c'è quadrella, versione allenamento trautaria. E si fa questa prova. Dai ragazzi, proviamo la countdown. Abbiamo abbinato un mulinellino Daiwa Ninja 2005. Ma tra l'altro c'è anche l'acquina, è tutto professionale, è serio. Dai, si parte subito. We'll be right back.
Ma te con le guadinate, Matte? Che tavion ci dovrebbe passare, Danni. Oh, vabbè, la countdown direi che così l'abbiamo provata. È libera tanto. Ragazzi, countdown provata, si rientra in studio. Allora, dopo la pescata, te avevo promesso che saremmo partiti dall'unpacking e arrivati fino alla pescata. Che dire, Rapala Countdown, una canna da pesca spettacolare. Veramente, io ne sono fiero, orgoglioso, ringrazio tantissimo Matteo, il buon Simone, il buon Alessio, grazie. Mi avete regalato un piccolo sogno, ve ne sarò per sempre grato, ma non ve lo do il sedere, scordate. Si torneranno da gennaio anche un po' delle nostre volgarità. Detto questo, ragazzi, io torno a ringraziarvi tanto, intanto per i coraggiosi che sono arrivati fino qua in questo video. E per i coraggiosi che sono arrivati qua in questo video, vi dico che scrivendo l'hashtag sono arrivato fino in fondo, testa buono telefono, l'hashtag sono arrivato fino in fondo, al commento più bello, quindi hashtag sono arrivato fino in fondo, commento, i tre commenti più belli vinceranno il cappellino di itinerari di pesca. Ve lo mando personalmente a casa con una lettera di ringraziamento per essere arrivati fino in fondo. Detto questo, quindi io ringrazio ancora, vi auguro le buone feste, spero che sia uscito prima di Natale. Se questo video è uscito prima di Natale, buon Natale, buon Capodanno, buona Befana, insomma buon tutto. Speriamo che il 2022 ci porti fuori da questa pandemia, ci porti fuori da queste difficoltà e ci permetta di trovarci nuovamente sulle sponde di un fiume, di trovarci sulle sponde di un lago, di trovarci sulle sponde del mare, sulla spiaggia, per pescare ancora insieme, vivere insieme ancora tante avventure e portare avanti, come sempre, la nostra filosofia e il nostro motto. Catch and release, ragazzi, itinerari di pesca non molla. Ciao ragazzi, è partito il messaggino.